Ciao studentelli belli. No, aspetta. Mi sono un attimo confuso. Ciao compagni di scuola, benvenuti in questa nuova puntata del Lo Sfogo! Il format più copiato dai competitor di scuola.net. Bellissimo. Tranquilli, non sono arrabbiato, l'ho presa in modo molto sportivo in realtà. Che poi se dovessero servirvi idee, insomma, potete tranquillamente contattarmi. Come? Ah, non posso farmi pagare dai competitor per proporre idee nuove? E non farti vedere mai più! Dai, oggi devo andare così, fratello. Mi ridai per favore il giacchetto? Grazie. Vabbè, siamo quasi un po' tutti ripartiti, un po' in tutto. Che cosa? Sulla presunta fuga, quella lasciamola da una parte. Siamo ripartiti un po' tutti in tutta Italia e qualche giorno fa vi ho chiesto sia sul mio Instagram che su Instagram di scuola.net questo. Ciao compagni di scuola, mandateci foto, video e testimonianze del vostro primo giorno di scuola perché c'è una sorpresa per uno di voi. Ci avete mandato centinaia di migliaia di messaggi, video, foto. Imaro? Imaro no! Come no? E io ho... mi potevo fare i cazzi mia come sempre. Però sono contento, grazie di cuore. Il mio cuore è vostro. Col cuore a domenica. Visto la quantità di messaggi infiniti che mi sono arrivati, ho deciso di improvvisare questo foto. Quindi vediamo insieme cosa mi avete mandato. Tutta la nostra vita, ti prego vieni, non ti vogliamo vedere. Ecco, io in queste situazioni non riesco neanche a tirarlo fuori. Ovviamente dicevo il telefono. Sono sempre quello di una volta. Noi non li abbiamo nemmeno i banchi. Beh, che situazione di merda. Adesso basta con la volgarità, chiaro? Questa è la situazione all'entrata della nostra scuola. Oltretutto qui ci sono solo le prime e le seconde. E in quel momento erano presenti anche i vigili, poco più in su, dall'altro lato della strada. Che cos'è, una barriera architettonica al posto del cervello? Eh? Io non ho parole. Me ne vado, lascio il telefono qui. Me ne vado, ciao, continuate. Non posso dire che c'hanno ragione. C'hanno ragione per forza. Come... 20 centimetri di banco. Beh dai, 20 centimetri sono abbastanza. O no? Dite la verità, non l'avete mai visto uno così. Tanto alla fine non è mai abbastanza grande, ti saresti lamentata comunque. Oh sì, si capisce da qui che è un ammaialone. Sto scherzando, eh. Dalla serie La sicurezza prima di tutto, ecco a voi il genio dell'anno. Con una protezione del genere non ti servirebbe neanche il vaccino. Il virus è un'invenzione fatta apposta per dominare il mondo. Oddio, vediamo il prossimo. Guardate raga, bello sto coso, bello. Ti assembrati, sì. Tra due giorni si ritorna a casa. La sua voce mi ricorda qualcosa. Rivediamolo. Guardate, raga. Bello sto coso, bello. Ti assembrati, sì. Father, mother, rap room, ti uccido su in testa, ti rovino la vita. Ok, sono un boomer, è ufficiale. Vabbè, dai, non c'erano tante persone comunque. Un paio proprio. È vero poi i professori che si avvicinano senza mascherine. Mi sembra che l'unico fra noi due che sta facendo uno sforzo per evitare che io ti meni sono sempre io. Beh, ma pure i professori, ma lo vedete che mi devo incazzare? Io ci provo a rimanere calmo. Questo deve essere uno sfogo per voi, non per me. Eppure eccolo qua. Spero che questa nuova puntata del Lo Sfogo improvvisato vi sia piaciuta. Io vi invito come sempre a mettere mi piace, a commentare scrivendomi com'è stato il vostro ritorno a scuola o anche al lavoro, insomma, commentate. Gli altri canali social miei e di scuola.net vi li lascio qui e in descrizione. Ciao. Così.